E buonasera, rieccoci qui, come avrete visto nella descrizione del video. Nuovo pacco. Bollito si legge, sì. Bollito pipe, non l'avevo voluto dire, ma lo diciamo, bollito pipe. E niente, ci rivediamo dopo la sigla, ci vediamo qua. Andiamo ad aprire il pacco che è ancora sigillato. Niente, ragazzi, sono stato un po' lontano da questi video per causa di forza maggiore. Niente di preoccupante, niente legato al Covid e quant'altro, ma sono dovuto scendere giù e niente, infatti la location non è quella romana. Niente, mi sto incartando, non sto riuscendo ad aprire il pacco. Creiamo un po' di suspense su quello che è il contenuto di questo video. Infatti nella descrizione scriverò semplicemente che faccio un unboxing di quello che ho acquistato in questi giorni. Precisamente la settimana scorsa ci ha messo 2 giorni ad arrivare, quindi sono stati super mega velocissimi. Scontrino. Sigari, ragazzi. Vabbè, mazza, però sono stati belli con la confezione di Trinidad, è bellissimo. Allora, che cosa troviamo? Che cosa troviamo? Il polish, il radica polish della Savinelli, lo mette a fuoco così, che questo dovrebbe essere Briar Polish, pardon, Pipa Polish, dovrebbe essere la cera con cui si fa per pulire e rendere brillante le tue pipe, quindi questo è per la testa. Poi qui dentro abbiamo la cera, scusatemi, la cera, la sempre lucida Bocchini in ebanite, questo, infatti c'è scritto pure dietro. E niente, e ora avrei voluto prendere la confezione quella con le tre, quindi c'era la cera, cera lucidante per i bocchini e cera disinfettante. Solo che, ragazzi, disinfettante mi hanno detto tutti che puzza di menta, quindi ho evitato di comprarlo. Ma la cosa principale è questa qui, che ora andremo a scartare insieme. Ovviamente il pacco è vuoto, andremo a scartare insieme, che sono molto contento perché io questo che ho qui dentro ce l'ho già. Solo che siccome ha una, diciamo, una finitura abbastanza particolare, non la sto fumando, quindi avete già capito che è una pipa. Non la sto fumando perché mi dispiaceva rovinarla, visto che ha questo trattamento un po' particolare che non si trova più. Infatti era una rimanenza di una tabaccheria, anzi, una rimanenza di una tabaccheria alla quale ho sottratto quel pezzo, mazza. Oh, ragazzi, guardate che bella. Sono non contento, sono contentissimo. È bellissima, spettacolare. È una bulldog. Io le bulldog le amo da morire. È una bulldog in gesso, in quello che si definisce gesso, in realtà non è gesso. Quindi io direi di interrompere qui il video, capire un attimino come trattarla, perché, cioè non come trattarla, che cosa fare, perché non penso la posso fumare direttamente così, almeno nella parte relativa allo pseudo bocchino. Dovrei metterci forse uno spago. Vabbè, ma questo lo vediamo dopo. Direi quasi quasi di iniziare a lucidare un po' i bocchini utilizzando la crema, la chiamo crema, ma non è una crema, il lucida bocchini, e vedere quello che succede. Così facciamo pure un esperimento e vediamo che succede. Ovviamente questo non lo vediamo subito, ma lo vediamo nel prossimo video, così riempiamo un po' questo vuoto, questa assenza di 20 giorni circa. Nel frattempo che io rimetto a posto tutto qua, nel frattempo vi dico che è tornato il buon Aldo. Come ha detto pure Alfonso, trovate qui in descrizione il
il suo canale, che ormai, che non lo conosce, vabbè, è ritornato, ma in edizione editoriale, tra virgolette, in edizione critica, con libri, recensioni di libri. Ha fatto pure una recensione dell'ultimo album degli Iron Maiden. E che altro dirvi? Vi metto in descrizione sul canale se non l'avete mai visto, ma come fate a non averlo mai visto? Da questo, per stasera è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Thank you.